pezzo sull'unità, perché c'è sempre questa cosa, perché i verdi europei chiedono tutti questi bei punti, questi bei voti, i verdi italiani, no? Spiegando, perché ho fatto per vari anni la portavoce dei verdi europei, che non è proprio questo, che i verdi europei hanno ottimi risultati nel nord e nel centro Europa, ne hanno di molto labili nel sud dell'Europa, ve lo diceva prima anche Anna Cassola, e nell'est, quindi la Slovacchia, la Polonia e così via. Perché? Perché i verdi polacchi e maltesi sono meno gravi di quelli, in qualche caso sì, ma nella maggior parte dei casi non è così, sono le culture che sono diverse. Quindi tu sai benissimo, perché sei intelligente, non può essere in malafede dire che Sergius Kacer, che bravo, bravissimo, io gli ho fatto complimenti prima, adesso lo vogliamo glieli rifaccio, prende tutti quei voti perché è Sergius Kacer, perché sta in Alto Adige, cazzo, perché in Alto Adige era sottoscritta nel 1989, quando è stato? Io ho preso 15.000 voti di preferenze, due anni prima ne ho presi 3.000 a Napoli e in Campania, che sono sempre la stessa Grazia Francescato, perché è vero che i pesci contano, ma è vero che anche l'acqua dove si muova fa la differenza. E di conseguenza la cultura tedesca, la cartesina, che è molto più votata, chiaramente prende di più i verdi, verdi loro, sono contenta, ma se preso e portato in Sicilia, preso e portato in Campania, preso e portato in Calabria, farebbe molto più fatica. Anche in Lombardia. Monica ha avuto un ottimo risultato, io sono andata a fare la campagna elettorale, mi sono indignata, dov'è Camilla? Ecco Camilla. Perché i verdi lombardi, Camilla qui l'ho sfidata, non hanno fatto caso il tubo che Monica fa solo, perché forse avrà contribuito a, come dire, a incidere sul risultato dell'amministrativa dei verdi, il fatto che ci sia un giro sinistra di libertà, ma anche il fatto che alcuni consiglieri regionali andassero in giro a dire in Lombardia noi votiamo per il PD e facessero campagna elettorale per il PD invece che per Monica Frassoni, avrà contato no alla faccia dei 15 territori, perché mi sono sfruttato, perché non giro più in campagna, quest'ultimo anno che i verdi erano esami, io non vi ho mai detto che cosa ho portato sulle spalle quest'anno, non ve lo dirò mai, ma vi garantisco che era pesantissima l'eredità, ma non per colpa solo di Corrado Scani, su tutti mettiamo l'erba e altro, non penso scritto, lui ha avuto i suoi corsi, li ha pagati, li sta pagando, ma fa quante le cose vuole. Ma anche perché ognuno sui territori ha approfittato di quel sistema, perché nessuno apre la bocca quando lui distribuiva prebende a destra e manca, e stanno tutti zitti qui e nei coordinamenti nazionali, quando si trattava di distribuire i posti per come si chiama, il Parlamento, quella roba qui sono stata due anni. Due anni come Poletti e come Traticcione, scomparsi. E quando si trattava di dire a Stefano Bocco, che ha fatto come si chiama, il capo subito al Senato, ma non mi ricordo più, perché poi si vede bene, a me non mi interessano i capelli, chi parlava, l'unica che diceva che forse non era giusto che tenesse due carichi, ero io, l'unica che diceva che forse Cotarano non doveva tenere due carichi, era Monica Frassoni. Quindi ognuno per cortesia si guardasse la sua coscienza. Io mi piglio tutte le mie responsabilità, sono già estinta, lì come si chiama, dimissionaria, come cavolo volete voi, perché tanto non tutti andiamo a dimissionare questo benedetto conto, io sarei stata felicissima di chiudere oggi, prendere 8 mesi di vacanza e rispuntare, forse non rispuntare, vivere la mia vita in libertà, pigliandomi la responsabilità di quello che faccio solo a nome mio, perché o noi ci diciamo che i verdi stanno agonizzando da 10 anni, eravate già in agonia quando io sono entrata, già in agonia, già debolissimi, l'unica cosa che c'era nel 2%, col 2% si pigliavano 29 parlamentari, 2 ministri e 4 sottosegretari. Quella era la situazione, è sempre stato il 2%. Che andava bene a tutti. Che andava bene a tutti. Adesso non va più bene, perché è chiaro che col 2% non portano a casa più niente. Allora ognuno si guardasse per cortesia anche a casa propria. Quello che ognuno ha fatto a casa propria, ma io giro tutto il territorio, ma sono là da 100 anni, gli stessi feudatari, negli stessi territori, sempre le stesse persone. Questi non hanno nessuna responsabilità. State tranquilli, che i verdi li avranno uccisi per Corrado Scani, ma sicuramente ognuno ha fatto la sua parte nel farli morire. Adesso sono semi morti, sono in catalessi. Guardi, io non vi racconto quello che vedo. Mentre sto seduta qui, mi arrivano tutti i messaggini dalla Calabria, dove c'è un posto, uno unico e ultimo, di assessore provinciale disponibile. Secondo voi cosa stanno facendo i verdi calabresi? Stanno litigando da morire su queste cose, al punto che mi è arrivato il messaggino del presidente della provincia, stufo, che siccome i verdi non si mettono d'accordo sulla rosa, cosa fa una persona normale? Non gliela dà, capito? E sono da 18 giorni tutti non darà, tutti ricordi quando abbiamo fatto, tu sei stato bravissimo in Valbormida, ok? Sei stato lì a lavorare, hai fatto un ottimo piano, tutto gratis, quanti voti abbiamo preso in Valbormida? Con tutto quel bel gruppo di comitati, associazioni con cui abbiamo preso il contatto, 110, hanno votato tutti la Lega. E poi siamo, non è quando ci
associazioni ambientaliste. Il WWF non li ha mai votati verdi, lo volete sapere o no? Manco quando c'era Fulco Pratesi. Italia Nostra, secondo voi, voti verdi? No. I comitati votano i verdi? No. Abbiamo lanciato 10.000 appelli, ci usano, perché adesso mi diceva Gianni, sono andata su prima, c'era Figianti, che stanno chiamando tutti i disperati. Cerca di verdi, e lui dice, ma i verdi non ci sono più, come non ci sono più? Avevo bisogno di questo e di quello. E allora lui domanda, ma scusi signore o signore, lei che aveva votato? Non hanno mai votato i verdi. Però ci cercano, non ci trovano. Gli sta bene, devono morire con lo spago in bocca, non sono qui. Ma sì, ma ci sono. Ma per l'autoprogettazione no, per l'autoprogettazione. Allora, in queste condizioni, scusate, ma non è possibile altri standard che non possono essere. Vabbè, ma alla fine quando ce l'ho, ce l'ho. Ma l'ipocrisia che legge in queste cose, ragazzi, non fa. Allora, nessuno può fare miracoli, manco Padre Pio. Giusto Berlusconi è stata sperando che può fare miracoli. Quando lo fa Padre Pio, già interpellato, ha detto non lo faccio vedere. Quindi noi o moriamo o continuiamo a morire solitari, che guardate, io lo rispetto. Io più volte ho detto in giro sul territorio che sono andata a sostenere tutti i verdi che si sono presentati da soli dovunque, anche quelli che mi avevano votato contro, dovete essere onesti e lo sapete. A tutti chiedevo, ma quando si parlava di morire da soli, cioè sarebbe bello morire da soli con gli sfarcani e le termopili, ma non mi piace morire in questo modo, aggrappati all'ultimo posto d'assessore, scannandosi per l'ultimo posto d'assessore. Questi sono i verdi, ci sono morti e morti. Ogni volta che giro il territorio mi viene in mente Tommaso di Lampedusa, il gatto pallido, dove c'è, vi ricordo la scena del ballo col principe di Salina che c'era nei saloni, a un certo punto stanco va a sedersi in una stanza e si mette in concentrazione, lui aveva una certa età, quindi il tema della morte gli era familiare, si mette in concentrazione di un quadro. In questo quadro era rappresentata la morte di un aristocratico. Le ragazze tutte discinte sul letto, e il povero papino che moriva con tutte le lenzuole strappate sporche, e si diceva, il principe Salino diceva a se stesso, speriamo di non morire così, speriamo che le ragazze siano più composte, speriamo che Concetta abbia una conciatura meno discinta. Speriamo che mia moglie non le sedute sul letto in quel modo, speriamo che io sia più, come dire, distinto e dignitoso sul letto di morte. Perché c'è morte e morte. Io sarei contenta di morire con i verdi se voi mi garantite che facciamo una morte gloriosa come gli spartani del Tarnopoli. Se una morte di merda non la voglio fare, chiaro il concetto? Cercavo Giovanni Berlinguer allora per portare clandestinamente le tematiche ecologiste del Trampì al PC con la nota 7. 40 anni dopo, ha ragione Pinuccia, che quelli hanno ancora il problema della loro identità. E quindi se parla a Ferrero Vendoli viene mal di pancia. E se a Diliberto dice così, Tortorella deve rispondere cos'altro. Ha ragione Pinuccia, perché le proprie storie, quando sono storie di un secolo, io vedo i socialisti di 120 anni, ti pesano addosso. Noi siamo un po' più fortunati perché come verde abbiamo 24 anni, 25, siamo un partito giovane, siamo il partito del futuro e abbiamo in mano il tesoro del futuro. Abbiamo altri meccanismi orrendi, ma quelli lì non li abbiamo. Dicevamo con lei, beh, perlomeno ovviamente ci sono altri meccanismi. È vero questo che vuol dire. È vero che non hanno capito, sono daltonici, io glielo ho detto per lui, voi siete daltonici, voi verde non lo vedete. Perché dite ambiente, ma non avete ancora capito che la questione ambientale è fondamentale, è, come dire, è la chiave di lettura del mondo del futuro, del presente e del futuro, non è un capitolo in più. Mentirei se dicessi che tutti non l'hanno capito, c'è molta gente che l'ha capito benissimo, benissimo. E facendo un lavoro della Madonna, scusami Maria, della Madonna, si riesce anche a fargli entrare qualcosa nella zucca. Perché io ci ho messo una settimana, come dice i socialisti, che non lo sapevano, che la quarta generazione del nucleare non esiste, ma loro non lo sapevano, perché spesso e volentieri non le sanno su cose. Grande discussione sul ponte dello Stretto di Messina, poi se sono convinta. Allora, la sfida da tempo, io non lo so se funzionerà o no, magari non funziona, magari poi loro andranno dritti in PD, non lo so, lo vedremo, è convincere e contaminare fuori dai nostri confini. E lì sì che ci vogliono, scusate il termine, perché se io devo convincere Marco Quadro che non bisogna fare l'autostrada in Maremma, ci riesco. Se devo convincere Martini, ci riesco un po' di meno, se devo convincere Vendolo, devo prima spiegare che cos'è. Allora, quella è la sfida. Noi dobbiamo essere portatori forti di un pensiero forte. Non lo siamo. Quindi, prima di tutto, cerchiamo di avere un minimo di umiltà. Studiamo. Perché quando io giro il territorio, si ricorda quando c'è
sulla Brindisi e vedo che veramente c'è gente che non sa cos'è Copenaghen, ma dico Copenaghen per non dire tante altre cose. Allora mi dico, ma chi mi ha avuto in giro? Ma voi pensate che la crisi mi indichino perché sono portavoce dei verdi, ma tanto mai? E perché so tre lingue, l'unica altra persona che posso sostituire mi seduto qua davanti. Ed è Monica Frassoni che ne parla qua, cito, sento sopra te, perché no, ormai, quando arriva a Geoffrey Sachs, che è uno dei più grandi economisti di Venti, la Columbia University, e fa un piano all'economia legge, e fa un discorso che manca, io sono di destra rispetto a lui, sembrava un catastrofista ecologista. Lo capite bene che per reggere quei confronti ci vuole altro del personale politico che abbiamo ricevuto il nostro territorio, ma spiace doverlo dire. Bisogna veramente studiare, lavorare, impegnarsi, fare un sacco di fatica. Quindi non so qual è la strada giusta, se sia andare in sinistra o libertà o mantenere i verdi. A me non piace il pure familiare malato e autoreferenziale. Se devo litigare con qualcuno, preferisco farlo con Fabio Vendola, tra l'altro vi dico questo, io personalmente ho imparato in questi mesi, perché se io devo parlare dopo Vendola, o dopo Fava, o dopo Vincini che è uno storico per cui magari sul 1300 ne sa più di me, io devo studiare, devo dare qualcosa di più, devo avere uno scatto di qualità, imparo migliore. E Caio di Verdi che avevano voglia di imparare a migliorare, ne ho visti sempre pochissimi. E quando Monica e Dio eravamo, ma me la dico tutta, ti ricordi a chi è? Vabbè. Io sempre cercato disperatamente, quando ero presidente onorario, di portare le persone in Europa perché il portatismo che allargano loro cervello. Quelli che venivano, porca miseria, si giravano chiede, facevano i turisti, e io Monica, io faccio un mazzo così. Chiaro, poi andavano in Parlamento, anche loro come me. E allora, chiudo qui. Ma è così, se lo sai per me. Non è visto, non è ricordo. Allora, scusate. Una cosa su cui io mi impegno nel modo più assoluto e chiudo, e su questo lo vedete, se l'avete tanto guardo non potevano parlare immediatamente, cercate la parola, se no non mi importa, non ho paura del confronto. Sarà il congresso a decidere. Fatemi la sacrosanta cortesia, tutte le volte che entriamo a sinistra libertà, ma sono stufi di sentirci dire, noi non possiamo fare niente, ci abbiamo il congresso, io non posso fare niente perché non sono la proprietaria del partito e ci vuole il congresso. Ma certo ci partecipo, discuto, dibatto, si pensa come devono essere fatti i coordinamenti, ma non è uscita una cosa che non fosse un documento, peraltro era pieno zeppo di cose nostre, ma neanche quello. Se il partito non vorrà, non si farà, punto e basta. E